Marco, mi segnali un corso per imparare il mondo dell'intelligenza artificiale? Me ne arrivano a decine al giorno. La verità è che è un mondo molto complesso e soprattutto è un mondo in inglese. Quindi, se i corsi che io ne copierò qualcuno gratuiti sono in inglese e sono incomprensibili, vuol dire che la prima lacuna da coprire, a mio parere, non è l'intelligenza artificiale, ma è la lingua inglese. Perché? Perché attraverso quella che passa tutto. È un mondo tecnologico, è un mondo fatto di digitale, si può benissimo vivere senza inglese, ma quando si affrontano questi temi l'inglese è centrale, non deve essere una barriera. Se lo è, prima cosa, un anno, un corso di inglese, dopo si può pensare a quello. Secondo, l'intelligenza artificiale è un po' come, immaginiamoci, non lo so, un grande bus, un grande, come si dice, pullman. Un grande oggetto meccanico complesso che trasporta le persone. È un settore in crescita, immaginiamoci, quello dei trasportatori di persone, e voi volete entrare in quel mondo. Allora, c'è qualcuno che purtroppo spaccia imparare a guidare per entrare in quel mondo. Quindi il prompt engineering, cioè quello che viene venduto con questo parolone come un termine che in realtà vi insegna a usare l'intelligenza artificiale, sì, vi insegna a guidare il pullman, che è ben lontano da far parte del settore o dell'occuparsi dello sviluppo o di entrare dentro quell'economia che pare debba portare soldi e opportunità a tutti. Per cui non confondiamo le due cose. Se progettare bus, progettare pullman, significa conoscere, per dire, ingegneria meccanica come minimo e tutte quel mondo che non si può certo imparare con due click dopo tanti anni che si è fatto un altro mestiere. In questo caso si tratta di imparare machine learning, si parte da delle basi di programmazione attraverso una serie di linguaggi, ma che come minimo devono avere dietro, non so, una buona conoscenza di Python o altre cose simili. Senza quello, la verità è che non si può entrare in modo attivo in questo mondo, in modo prolifico, in modo proficuo, cioè non si può crescere, non si può pensare poi di andare a generare cose nuove, così come non si può pensare di fare proficuo. Se si frequenta solo il mondo della guida, se invece si frequenta il mondo della progettazione, sicuramente sì, ma è molto complesso, molto 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 complesso. Per cui, amici, non vi fate fregare dai venditori di robaccia che vi chiamano intelligenza artificiale, corsi sull'intelligenza artificiale, che gli unici che avranno un futuro lì, che guadagneranno qualcosa, saranno loro. Sono sempre i soliti magnatori di soldi vostri.